Antonella Clerici al posto di Fabrizio Frizzi, cosa condurrà su Rai 1?. Fabrizio Frizzi sostituito su Rai 1 da Antonella Clerici, ecco dove. A partirà dal 16 dicembre di quest'anno, fino al 23 dicembre, le tre reti Rai saranno impegnate nella maratona di beneficenza di Telethon 2017. Se lo scorso anno la manifestazione era stata affidata al conduttore Fabrizio Frizzi, quest'anno, alla guida della maratona e alla conduzione della serata finale, in onda su Rai 1 il 23 dicembre, ci sarà la conduttrice di Legnano Antonella Clerici, volto storico del programma La Prova del Cuoco. Sembra che, come riportato sempre da Adblog, l'evento benefico quest'anno avrà una veste del tutto nuova e, come sempre, i fondi per la 28esima edizione di Telethon saranno raccolti nell'arco della settimana anche durante le trasmissioni di punta dell'emittente Rai, come No Mattina, condotto dai giornalisti Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare, e La Vita in Diretta, condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni. Antonella Clerici condurrà Telethon 2017 al posto di Fabrizio Frizzi. La precedente edizione della manifestazione benefica Telethon si è tenuta lo scorso anno dall'11 al 18 dicembre e aveva visto al timone dello show il conduttore Fabrizio Frizzi, accompagnato dall'attrice e conduttrice veneta Mara Vergnet, con la presenza delle due tuffatrici Tania Cagnotto e Francesca Dalla Pè, che lo scorso anno avevano conquistato, in coppia, la medaglia d'oro ai campionati europei. Frizzi è tornato alla conduzione del Game Show L'Eredità lo scorso 20 settembre, mentre Mara Vergnet, da sabato scorso, è di nuovo tra i giudici del programma di Maria De Filippi Tussi Cue Vales. Le due tuffatrici hanno ormai messo da parte la loro carriera sportiva e, se Francesca è diventata mamma a maggio di quest'anno, Tania lo sarà anche lei a breve. A tenere le redini, quindi, della manifestazione benefica quest'anno sarà la conduttrice Antonella Clerici. La Clerici è tornata in televisione il mese scorso sempre al timone della Prova del Cuoco, in onda dalle 11.50 alle 13.30, in un'edizione completamente rinnovata, che vede però sempre la presenza di alcuni chef storici, ormai cari al pubblico a casa, come la cuoca Anna Moroni, gli chef Andrea Mainardi e Sergio Barzetti e la cuoca Natalia Cattelani, fortemente apprezzata dal pubblico per le sue ricette semplici e gustose. L'evento benefico potrebbe essere anche uno degli ultimi programmi condotti da Antonella per la Rai, con il contratto in scadenza proprio tra quest'anno e il prossimo, e si vocifera, negli ultimi giorni, che al suo posto ai fornelli della Prova del Cuoco, possa ritrovarsi in futuro la conduttrice Benedetta Parodi.